Ecco. Tu dici, ma prima o poi succederà? Prima o poi succederà. Prima o poi è successo. L'archetto. L'archetto, adesso guardate. Perso, sì, sì, si è proprio staccata la parte inferiore, il crine svolazzando. Guardate, adesso prendo un archetto in prestito dall'orchestra, da uno dei nostri violinisti. Notate bene che non è proprio la stessa cosa usare un archetto altrui, soprattutto per un artista di, ma per nessuno, ma per un artista di livelli di raffinatezza come Vadim Riepin, che ha la tranquillità di scherzarci sopra. Certo. Poi vi racconto una cosa bella che è successa una volta con un altro grande violinista. Di nuovo buon ascolto. Ecco, sta provando. Sta provando e siamo in linea, Bruno, siamo in linea. Allora, abbiamo qui, ovviamente lo vedete, il maestro Vadim Riepin col suo violino, di cui poi ci dirà qualcosa. Abbiamo fuori campo un interprete, ovviamente se il maestro si sente di parlare in italiano, questo farà, se no, se preferisce l'inglese, if you prefer speak English, abbiamo un interprete d'eccezione, Carlo Andrea Malanima, italo-americano, poliglotta e ai lui violista, però l'abbiamo fatto entrare lo stesso e per questa volta... They're making fun of me because I play the viola, just that. You know, they're jokes about that. Allora, chiediamo subito una cosa al maestro Riepin. L'archetto è una cosa molto personale, immaginiamo, soprattutto a livelli di arte così raffinata come la sua. Com'è possibile cambiarlo e suonare un Prokofiev così? So they just want to know, you know, that the bow is a very precious and personal thing, so they're wondering how is possible to just change bows and play so extraordinarily. Sì, quanto una situazione così, allora il qualcosa. Something is happening to the brain. I think it's adrenaline or dice, something. Dice che qualcosa appunto succede nella testa. And the head starts working maybe two times quicker. E quindi dice che proprio un discorso due volte proprio più veloce. Il cervello lavora due volte più veloce. In but I was really lucky that il maestro the first violin gave me a really beautiful bow. Ha detto che è stato molto fortunato perché il nostro primo violino di spalla, Giovanni Fabris, ha, io so che ha un arco molto molto bello, infatti stava complimentando che era stato molto fortunato ad avere a disposizione. E infatti si è divertito. Fra l'altro una cosa, considerazione, appena siamo usciti ha chiesto al maestro Fabris se voleva venderlo. Cambiare. Questo che violino è? Che... Guarneri del Gesù. Gesù, mamma mia. Sì. 1735. 1735. È meraviglioso. È bella, sì. Dice di farlo vedere. You can show to our to the camera. Typical Guarnerius. It's a nice instrument, very one of the most beautiful, I think. And the Tchaikovsky concerto was premiered on that violin for the first time. Dice appunto che è uno strumento eccezionale e ha, fra l'altro, nel suo pedigree storico il fatto che il concerto per violino di Tchaikovsky è stato per la prima volta eseguito proprio su questo strumento che vedete. Su questo, proprio questo? Sì. Su questo. Fantastico. Mamma mia, qua ragazzi, qui è carico di storia. Oltre che qui nel nostro modesto studio dello streaming Carlo Felice, veramente un pezzo di storia, dal che brividi veramente. Mamma mia. Maestro, è faticoso il concerto di Prokofiev? It's come si dice faticoso? Tiring. He wants to know that it's hard to play and it's tiring to play this. Violino is such an instrument that. He's asking about the Prokofiev violin concerto. Perché suona sempre, il solista continuamente. He's asking how difficult it is. Yeah, that's what I mean. To play three notes on the violin is very difficult. It's such an instrument that requires so much.
coordination and left, right, down, up. It's more difficult than helicopter. You know? Dice che appunto suonare il violino, comunque anche suonare tre note sul violino. Sì, un poco. Sul violino appunto è difficile anche suonare tre volte. Su, giù, appunto, tutto questo è quasi più difficile, è molto più difficile quasi che guidare l'elicottero. È la prima volta qui al Carlo Felice? No, oh, già tante volte. Questo voleva sentire dire, qui. L'ultima volta. Una volta, però, un concerto per me molto speciale che ha suonato da violino dei Paganini, il Canone. Ah. Un recitale, 5-7 anni fa, penso, 8 anni fa. Which is another Guarnieri, too. Sì, fantastic Guarnieri, un fratello di fratello, questo. Fratello, sì. And sì, the bow was all okay, the bow. The bow was also different, I think, yes, but it was l'arco fine. Era un altro, comunque l'arco era a posto, sì. I think this just happens after so many years and some piece of wood didn't hold on because I didn't do anything weird with the bow. It's just playing simple. But unfortunately these things happen and it's good it's not the violin. Dice che appunto sfortunatamente lui non ha fatto niente ovviamente di dannoso nei confronti dell'arco, è stato un piccolo pezzo, infatti abbiamo visto è una parte del tallone proprio che si è rotta e purtroppo dopo tanti anni sono archi antichi. The good thing the bow is alive and it can be played, it just needs to be repaired. That's dice all. Comunque l'arco è salvo, deve solo essere riparato. Normalmente, if the bow breaks, it's perché finito, se l'arco si spezza in due, possiamo buttarlo via. Appunto, oh, mamma mia, speriamo di no. Ben felice che tu parli. Io una domanda che faccio spesso agli artisti molto grandi come in questo caso è questa. Allora, Paganini, se non sbaglio, fu lui, disse: se non studio un giorno, me ne accorgo io, se non studio due giorni, se ne accorge un intenditore, se non studio tre giorni, se ne accorgono tutti. Ciò premesso, sì. E la vita di un artista che suona, immagino, molto per il mondo, quindi aerei da prendere, scadenze da rispettare, è facile per lui tenersi allenato quotidianamente, tenersi concentrato? Questa è una cosa che mi incuriosisce. Using the example of Paganini that you used to say, if I don't practice one day, I feel that. If I don't practice for two days, people who are competent will feel that. If I don't practice for 3 days, everybody will be able to understand. So he's asking how it's difficult to combine the daily practicing with the travel and repertoire and things to do. I mean, yeah, it all depends on the program, repertoire, the programs that are coming up. And of course it's difficult, you know, you have to make many things cut off your life. Mm-hmm. And it's like a sportive lifestyle, which is If you want to stay on the best possible level, then it must be really structured, and so you live for the violin. Dice che appunto dice bisogna fare è duro, però bisogna fare delle scelte ben precise. È chiaro che condizionano la vita. Non c'è molto tempo per la vita in generale, dice appunto, però comunque è come la vita di chi fa sport. Se si vogliono fare queste scelte, bisogna fare scelte strutturali, veramente, e si deve andare avanti con questo sistema strutturale di continuare e di perseguire questa attività. Volevo dire una cosa al maestro, se noi siamo collegati in streaming, lo sa perché è qui, e questi sono i paesi che ci stanno seguendo. Those are the countries that are watching you because we are on streaming on the internet. Germany, Japan, so hello to everyone. Oh. You know, Switzerland, I see, Argentina, Brazil, all over the world. Yeah. Beautiful. Guten Abend. Skål. Skål. Well, hello to everybody. It's a great pleasure to be in that thing, and I must compliment Andrea Battistoni. He did a wonderful job. I think he knows the piece very well. He prepared and worked with the orchestra. Very interesting. So I had a lot of fun. And on stage easy, as well. It's not easy for orchestra. Very difficult. Very difficult. It's like
something like octet o nonet. Like dice appunto che dice appunto oltre a salutato tutti quelli che lo seguono in streaming, fa i complimenti al maestro Battistoni perché ha lavorato molto seriamente con l'orchestra, si è veramente divertito e dice che comunque, come tu hai giustamente chiesto, non è un pezzo non è un pezzo facile da diciamo lavorare con l'orchestra. Lui aggiunge il fatto è proprio quasi come un ottetto, è come un ensemble musica da camera. Certo. E in effetti il violino ha un rilievo che è difficile trovare in altri concerti. Cioè, in altri concerti c'è il momento in cui il violino suona, il violino solista suona e l'orchestra. Qua è un continuo suonare con l'orchestra, però è un continuo che non perdi una nota del violino solista. Sì, ma it's important that this concerto is amazing. It's one of the most genius pieces for violin, and it's written that way that there are so many beautiful things that orchestra members, orchestra players, the first voices, everybody can show off the virtuosity of music making, and it is such a fantastic viola too. Sì, assolutamente. Dice appunto che questo pezzo è un pezzo che appunto ha delle difficoltà strumentali lo stesso, piuttosto complesse, che comunque intervengono e interagiscono con il violino. Cari simpaticoni, volevo dirvi che uno dei passaggi del concerto del secondo concerto per violino e orchestra di Prokofiev è uno dei passi che vengono richiesti ai concorsi per entrare in orchestra per il mio strumento. Quindi ecco, direi che avete passato l'esame. Avete passato l'esame. Io non so il maestro quanto può trattenersi ancora. Prima per me può stare qua sempre, a casa sua, lui è padrone, ma non dimentichiamoci di prendere la sua firma qui, perché ci teniamo molto a avere your signature. But I don't want to touch this, yes, I touch. This holy instrument. Good luck, yes. We need it. Molte grazie. Grazie, grazie maestro. Buona serata. Grazie ancora maestro. Ci diventa. Sta a ascoltare il concerto adesso? Sì, bene. Attenzione qui. Arrivederci. Grazie.